Bentrovati amici a Casa Rinaldi, l'appuntamento con la musica italiana oggi ci porta a fare un pochino il giro d'Italia, visto e considerato che insieme a me abbiamo due fratelli e una ragazza che insieme ci presentano un brano davvero straordinario. Io me ne sono innamorata, poi ve ne innamorerete anche voi. Abbiamo, prima presentiamo la fanciulla, giustamente, Chiara Grazie per la Gagliazzo. fanciulla. Ciao. Ciao! Ciao a tutti. E loro, i fratelli Salvatore e Giuliano, Ciao, ragazzi. ciao, buon pomeriggio. Ben trovati. Allora, innanzitutto, bravi, 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 complimenti perché avete scritto una Grazie. canzone bellissima. Come Grazie mille. dicevo io prima con Chiara, perché abbiamo fatto una chiacchierata in privato, io sono innamorata dell'amore, quindi ascoltando questa canzone mi avete trafitto. Veramente, mi avete proprio Grazie. fatto scarotolare per terra. Salvatore e Giuliano sono i Desideri, il duo che presentano il brano Istanti. Dietro di me c'è il video del brano che vi facciamo conoscere e c'è ovviamente anche la voce di Chiara Galeazzo in questo brano, un brano davvero molto bello. Ragazzi, allora, a voi la parola, i fratelli, chi parla, Salvatore o Giuliano? Come Inizio nascono i io. desideri? Salvatore, come nascono i desideri? Allora, desideri nascono dalla voglia di scrivere, di raccontare le proprie emozioni in musica. E a distanza di 10 anni fa, praticamente abbiamo iniziato con il nostro percorso e pian piano, insomma, crescendo sempre di più artisticamente, dando il massimo sempre sulla scrittura, sulla produttività. E sono accadute tante cose negli ultimi 10 anni. Ad oggi è nata questa traccia Istante insieme alla oggi la nostra amica, perché posso dire che grazie a questa canzone siamo diventati È amici. nata un'amicizia bellissima. Sono È vero. Non è detto per siamo l'intervista, è vero, cioè. è vero, siamo Ma perché orgogliosi. voi siete intelligenti, siete dei ragazzi svegli, a me piace lavorare con la gente sveglia. Grazie. Grazie. E siete pure bravi, perché Grazie Istanti è molto mille. bella. E abbiamo praticamente raccontato l'amore, no? Il per sempre, ciò che realmente si vive in una coppia che è fatta di momenti, di istanti. E nel nostro racconto abbiamo cercato di, insomma, di trasmettere ai nostri coetanei ciò che proviamo realmente noi e quindi. Raccontando proprio quello che viviamo, cioè raccontare l'amore a 360 gradi, quindi raccontare pure il periodo di un litigio, di una storia d'amore. Infatti, nella mia strofa ho raccontato proprio il periodo che stavo vivendo con la mia ragazza attuale. L'ho voluto raccontare proprio in questa traccia perché è quello che facciamo di solito, scrivere, dei brani dove raccontano i momenti, i nostri istanti di vita, della nostra vita. Perché desideri questo nome? Allora, desideri perché noi praticamente nasciamo da una famiglia in cui nostro padre negli inizi anni 90 era un cantante e il suo diciamo, nome finiva con Desiderio, Desideri, e noi abbiamo scelto di portare avanti questo nome e cercando di farlo diventare diciamo, più nazionale, perché nostro padre copre la Campania, il suo mondo, diciamo, del suo genere, e noi abbiamo scelto di portare avanti il nome e di farlo conoscere a più persone possibili. Mi piace questa cosa, davvero molto bella. Allora, iniziate la canzone con quella frase bellissima, no? Sono convinto che la più bella sei sempre tu. Io non continuo perché non parlo in napoletano, non lo so dire. Allora, è bellissima quella frase, ma proprio bellissima, ragazzi. Chi Grazie. ha scritto? Grazie perché la canto io, quindi grazie. È diretta quella frase, eh? Proprio non Ma io ho perdiamoci in detto dobbiamo chiacchiere, iniziare bello. subito diretti. E, no, guarda, io sinceramente noi siamo molto fieri di questa traccia. Io l'ascolto volentieri perché poi solitamente quando un artista ascolta i propri brani, per quando li pubblichi già li hai ascoltati centinaia di volte mentre li stai creando. Invece con questa traccia io non mi scoccio mai di ascoltarla. A volte, tipo pure quando, non lo so, sto a casa, io la metto in loop sul telefonino anche di ripetizione perché
Cioè, proprio una... mi rilassa. Poi... Mettila in loop che così facciamo ascolti. Allora, sappiate che sul vostro canale YouTube, ragazzi, su questo brano io mi sono iscritta, quindi iscrivetevi anche voi. Grazie. Tutti si devono iscrivere. Grazie. Sul canale YouTube. Io l'ho messo in loop, quindi un sacco di visualizzazioni me l'ho fatta io, sappiate. Grazie. Poi ho notato che prima ho letto i commenti, no? Perché non li avevo mai letti. E ho notato che sono tutti commenti positivi, non ci sono commenti negativi, tutti quanti hanno apprezzato proprio, perché poi paradossalmente si aspettano che possa nascere qualcosa di strano, no? Perché comunque siamo due persone, Campania, Chiara comunque è proprio centro-nord, dicono che può uscire tra di loro, invece è uscito qualcosa di interessante, perché a mio avviso quando inizia, fin quando finisce la traccia, io... non mi scoccio mai, non c'è nessun momento in cui mi annoia, cioè tutto molto, che mi trascina, no? È travolgente, non solo coinvolgente, è anche travolgente, Salvatore, che poi voi cantate un po' in italiano, un po' in napoletano, e poi c'è Chiara che dice: da quando ci sei tu esiste il mio per sempre. Io lo dico nelle canzoni perché poi dal vivo, cioè nella vita, direi... Però appunto, siccome le canzoni servono per crearti un piccolo spazio di sogno e illusione all'interno della tua testa, ecco, per 2 minuti e 20 è una cosa che penso, ecco, che posso pensare, perché grazie alla canzone, poi nella vita concreta, dire per sempre che sia vero, secondo voi, si può dire? No, non lo so, perché poi non lo so. Io comunque sono la scettica del gruppo. Ecco. Comunque c'è una frase nella mia strofa che è molto molto bella, infatti anche su TikTok vedo che l'hanno praticamente apprezzata, e quella che fa: si perda a te, in fondo perda a me. Se perdo te è come se perdessi me stesso, quindi questa frase secondo me è molto, diciamo, intensa. È vero, anche perché l'amore, no, che noi abbiamo nella nostra vita, lasciamo una parte di noi con quella persona con cui abbiamo avuto la storia d'amore, perché poi ogni storia d'amore è a sé, a parte. Allora, Salvatore e Giuliano, con Chiara Galeazzo, un trio davvero straordinario, come è venuto il vostro incontro tra il pop urban e una delle voci più riconoscibili della musica italiana? Allora, noi arriviamo da due percorsi musicali un po' diversi, però ci accomunano l'amore per la melodia e parlare proprio d'amore all'interno dei nostri brani. Noi eravamo in studio con il nostro team, stavamo scrivendo questa traccia e volevamo fortemente una voce femminile sul ritornello. E fin da subito abbiamo pensato alla voce di Chiara, voce bellissima e strepitosa di Chiara, e quindi l'abbiamo contattata e lei subito contentissima di collaborare con noi, ed è nata la traccia Istanti. Poi sì, non ho avuto dubbi, no, perché loro li conoscevo e mi piaceva comunque che approfondissero la melodia, cioè erano giovani, ma facendo musica che io capivo, ecco, quindi che già è una cosa. E poi abbiamo parlato anche al telefono, insomma ho capito che c'era la volontà anche di venirsi incontro, e probabilmente nelle collaborazioni la disponibilità da entrambe le parti è fondamentale, e quindi ho pensato che si potesse lavorare e fare qualcosa di costruttivo, ecco. E adesso sono contenta, anche perché poi non è stato tanto difficile poi tutto il resto, perché è tutto molto spontaneo. Sì, è vero, il video, come l'avete, dove l'avete girato? Chi l'ha pensato? Allora, il video è nato proprio nel nostro paese, perché noi siamo di Marcianise, provincia di Caserta. Ci tenevo particolarmente che venisse Chiara qui, e ho detto: Chiara, vorremmo farlo qui da noi, perché la canzone, l'idea è nata proprio qui, in questo studio, e quindi è bello vivere proprio quello che abbiamo vissuto dietro le quinte e farlo vedere al pubblico. Infatti abbiamo, diciamo, realizzato un video dove si vede proprio la realtà, che siamo insieme, che scriviamo, che produciamo, poi gli abbiamo mostrato un po' di posti belli del nostro paese, e poi per finire abbiamo voluto raccontare proprio una giornata insieme. Sì, giornata tipo. Quindi il video spontaneo non è... Molto spontaneo, perché secondo me ciò che arriva di più alle persone
è proprio la semplicità, quindi abbiamo la naturalezza di raccontare la realtà delle cose. Bella questa cosa. Come siete reali voi e reale la vostra musica? I desideri, ricordiamo che sono Salvatore e Giuliano. Milioni e milioni di stream con Made in Napoli, ricordiamo anche questi vostri brani, un duetto con Clementino. Come nasce anche quel duetto? Chi lo pensa? Allora, diciamo che il duetto con Clementino è stato l'inizio di tutto, perché noi eravamo ancora minorenni, avevamo 17 e 16 anni, quindi si parla di 10 anni fa, e allora era proprio il momento del rap napoletano. Clementino era in hype, era proprio il periodo suo e di Rocco Hunt, e quindi noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di insomma parlare con lui del nostro progetto, e lui disse: guarda, voglio fare questa cosa con voi, quindi ci diete un'occasione. E noi, conoscendo anche Clementino, abbiamo conosciuto anche un mondo più importante, perché noi, venendo da un paesino, comunque non conoscevamo ciò che era, che non so, una major, che poteva essere un ufficio stampa, una radio nazionale. Eravamo piccoli, quindi tutto questo non lo conoscevamo. Grazie a Clementino è nata un'amicizia, e quindi da quel momento abbiamo iniziato anche a crescere musicalmente, a fare musica in modo differente, e poi sono arrivate tutte le altre cose, come colonne sonore nei film, il Summer Festival, la vittoria al Summer Festival, Sanremo Giovani, abbiamo vinto il premio Team Music, insomma un po' tutto il percorso che poi abbiamo fatto. Un passo alla volta, e praticamente ci avete abituato ormai a grandi numeri su YouTube, su Spotify, sui social, e quindi io vi voglio ricordare, ragazzi, che i desideri e Chiara Galeazzo vi aspettano in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali, e ricordatevi, iscrivetevi sui vostri canali, perché non vi costa niente, basta cliccare ed è fatto. Poi c'è la campanellina che vi dice quando arrivano le nuove uscite, e poi Spotify ci regala oggi il modo di creare la nostra colonna sonora preferita. Siamo noi a scegliere la musica che vogliamo ascoltare, gli artisti che vogliamo premiare, perché ci regalano qualche cosa di buono. Quindi Chiara Galeazzo, Salvatore e Giuliano, i desideri vi aspettano sui social. Che cosa ci aspetta a noi, da voi, oltre questo brano che ci piace davvero tanto? Qual è il prossimo futuro? Vai Chiara, vai. Vai Chiara, perché no! Non sanno cosa rispondere. No, allora, io spero di suonare dal vivo. Ho suonato tutta quest'estate, ma magari a primavera, ecco, vediamo, e fare altre canzoni, magari vediamo. Pubblicare anche delle canzoni che ho già nel cassetto da qualche tempo, da tanti anni. Sicuramente questa esperienza, questa collaborazione mi ha fatto capire un po' di più anche su quello che posso fare anche dopo questa canzone, ecco, diciamo, anche questa cosa mi ha fatto capire un sacco di cose, oltre a farmi divertire molto, ecco. Ma noi personalmente noi viviamo molto il presente, nel senso che adesso siamo concentrati su questa traccia, però non ci fermiamo con le session in studio, infatti già stiamo scrivendo nuove tracce, e quindi poi siamo sempre anche in sala prove con la nostra band per preparare lo spettacolo che ci accompagnerà nel tour estivo di quest'anno, per lo spettacolo nuovo, e quindi siamo sempre al lavoro. Sul pezzo, bene ragazzi. Salvatore, mi canti un pochino l'inizio della canzone? Mamma mia, così? Sto convinto che più bella si sembra tu, perché pure si un cazzo mi piace più, quando arrivi insieme a me pare una creatura, e mi fa imbazzi, ti voglio così. Ma grandi, grandi davvero, grazie Salvatore. Intonatissimo Salvatore, anche tu Giuliano, perché loro sono bravissimi. Grazie. Ma siete, grazie mille. Siete tutti e tre bravissimi ragazzi, grazie di essere stati con noi, grazie di cuore. Io vi auguro veramente un sacco di successo e di toccare tutte le città d'Italia con questo brano e il cuore di tutti i milioni di persone che vi raggiungeranno. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao Chiara. Ciao, ciao.